Ciao ragazzi, 26 marzo, un crimine al giorno, compagni di lavoro. I compagni a cui si fa riferimento sono quelli del gruppo 22 ottobre. Il lavoro evidentemente è una rapina per cosiddetto autofinanziamento in cui venne ucciso un fattorino, adesso vediamo la scheda immediatamente, Alessandro Floris di anni 30, fattorino dell'Istituto Autonomo Case Popolari in via Bernardo Castello 3 a Genova. L'anno è il 1971, l'operazione è un'operazione criminosa di rapina nei confronti dell'istituto stesso per cosiddetto autofinanziamento. I sospetti poi condannati sono Mario Rossi, di anni 29, capo della banda 22 ottobre, che è stata la prima banda a entrare in scena con uno spontaneismo armato di matrice marxista-leninista, seguito poi dai gruppi d'azione partigiana di Gian Giacomo Feltrinelli, e l'altro sospettato e poi condannato è stato Giuseppe Battaglia, che pareva essere collega della vittima, tra l'altro, e basista, e uno dei principali esponenti, insomma, del gruppo 22 ottobre, della banda 22 ottobre, che portò a termine una serie di attentati in 2 anni, dal 1969 al 1971, tutti nei dintorni della Liguria. Un attentato a Genova alla sede del Partito Socialista Unitario, e un attentato al consolato degli Stati Uniti fallito, un attentato a un automezzo del nucleo radiomobile dei Carabinieri, un attentato al deposito della Ignis di Sestri Ponente nel 1971 e anche alla raffineria petrolifera ERG di Arquata Scrivia, sempre nel 1971. Questi due condannati. Di questi due condannati, solo uno ebbe l'ergastolo confermato, ovvero Mario Rossi. I fuoriusciti della banda 22 ottobre rientrarono poi alcuni all'interno dei GAP, appunto, di Feltrinelli, e alcuni addirittura nelle Brigate Rosse. Questo ragazzo, fattorino dell'Istituto Autonomo Case Popolari, fu ucciso all'atto della fuga, sostanzialmente, dei due criminali, con colpi d'arma da fuoco, una pistola Smith & Wesson calibro 38, attorno alle 10:50, ripetiamo, in un atto di cosiddetto autofinanziamento per questo gruppo cosiddetto rivoluzionario marxista-leninista. Questo è il crimine del giorno per il 26 marzo. Ci vediamo domani con un'altra pillola particolare o poco conosciuta dell'ambiente del true crime italiano e internazionale, alla Botteguccia dei Sicilli, un crimine al giorno.